a tutti! Oggi sono qua per truccarmi assieme a voi e assieme a Taki, che forse vedrete spesso balzare nello sfondo del video, ma è tutto sotto controllo. Dicevo, mi truccherò assieme a voi, vi parlerò dei miei libri preferiti di sempre. Domanda gettonatissima che ricorre tutte le volte, da quando esiste CB is the Way non è mai mancata. Chiaramente non ho un solo libro preferito, quindi vi parlerò un po' di come sono cambiati i miei preferiti durante gli anni. Per quanto riguarda il trucco invece ho delle novità che voglio mostrarvi, alcune cose le ho già provate da un bel po' di tempo, quindi vi saprò dare anche un parere, e voglio provare a fare un eyeliner grafico. Su Pinterest infatti, mentre ero alla ricerca di ispirazione, ho visto questo trucco, questo eyeliner che gioca sul bianco e sul fucsia barra corallo neon, come la matita che ho preso recentemente da Kiko. Fa parte della nuova collezione Fruit Explosion e io ho preso proprio la 02, che è color corallo barra arancio fluo. È molto acceso, quindi mi piacerebbe utilizzarla. Non ho una matita bianca, ma ho una matita color burro. La matita che andava di moda, diciamo, tantissimo tempo fa, che veniva usata bene o male da tutti, soprattutto nella rima inferiore, per aprire un po' lo sguardo. Quindi proverò con questi due colori a ricreare appunto questo eyeliner. Prima di cominciare, mentre mi sistemo i capelli, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche sostenere offrendomi una tazza di tè su Ko-fi, il link è qua sotto in descrizione, così come in descrizione trovate i miei codici sconto da affiliati, i miei link da affiliata ad Amazon attraverso cui potete acquistare quello che più vi pare, e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie mille. Io ormai lo sapete, amo partire dagli occhi, e finalmente è tornato il primer potion di Urban Decay, l'original, che mi ha regalato mia sorella per il mio compleanno. Infatti avevo terminato quello anti-age, che vi devo dire non mi ha fatto così tanto impazzire come l'original, nel senso che ho trovato la durata del trucco inferiore e inoltre il pack mi si è rotto subito. Come vi anticipavo, vado ad utilizzare subito le matite per fare questo eyeliner, e partiamo con alcuni dei miei libri preferiti. Da ragazzina, o meglio da bambina, frequentavo molto spesso la biblioteca, e alcuni dei miei libri preferiti erano quelli della collana Il battello a vapore. Adesso non me li ricordo esattamente tutti, però ad esempio Inchiostrick mi piaceva tanto. C'era poi un libro della collana Il battello a vapore che era in realtà per ragazzi un po' più grandi dell'età che avevo, che era un giallo tipo I tre delitti di Anubi, che ricordo mi aveva colpita tantissimo. Poi a distanza di tanti tanti anni l'ho riletto e non mi ha fatto più quell'effetto, ci sono rimasta un po' male, però immagino che sia piuttosto normale, crescendo i gusti comunque cambiano. Ai tempi del liceo chiaramente, ma in realtà anche un po' prima, tipo elementari, medie, vabbè, Harry Potter era il libro del cuore. Crescendo poi si sono aggiunti tipo Twilight, cioè ai tempi del liceo Twilight era la vita fra i libri e i film al cinema. Mi piaceva molto anche Eragon, ma non sono mai riuscita a terminare la saga. Io infatti mi sono fermata tipo a metà di Brisingre, e tempo fa mi ero ripromessa di riprenderlo, ma poi, boh, non lo so, di nuovo ho paura di non riuscirmi a godere più la lettura come un tempo, perché appunto magari ho dei ricordi che possono anche essere sfalsati. Un altro libro che mi piaceva tanto ai tempi del liceo era Le pagine della nostra vita, di cui non credo di aver mai visto il film, ho letto soltanto il libro, però bellissimo, mi era piaciuto veramente tanto. Io sono molto per quelle storie d'amore quasi drammatiche, fate conto che la mia storia, cioè il mio film preferito è Moulin Rouge, quindi ho detto tutto. Un altro libro che ho letto, credo sempre ai tempi del liceo, è Non lasciarmi entrare, è tra virgolette un giallo thriller svedese, di cui avevo visto prima il film al cinema e poi mi sono recuperata il libro. È la storia di due ragazzini e uno di questi è un vampiro. Chiaramente non è una storia, diciamo, d'amore, più una storia
d'amicizia, però mi aveva colpita tanto perché aveva dei toni molto molto cupi e non avevo letto tanti libri del genere. È proprio una via di mezzo, diciamo, fra l'horror e il thriller. Livello di difficoltà massimo a parlare, fare l'eyeliner. Diciamo che qua è venuto un po' meno preciso, però forse con un pennellino riuscirò a sfumarlo. Devo dire che si fissa subito questa matita e la cosa bella è che poi rimane lì. Poi vabbè, già ai tempi credo del liceo, forse addirittura media, ho iniziato a leggere anche Agatha Christie, tutt'oggi è una delle mie autrici preferite, adoro tantissimo Poirot a Styles Court perché è il primo libro che ha scritto, il primo giallo che ha scritto la Christie, che vede per protagonista Poirot e secondo me è perfetto, ma anche Dieci piccoli indiani mi è piaciuto molto, oppure Sfida Poirot, il Natale di Poirot, Poirot sul Nilo. Ho fatto anche un reel recentemente su Instagram con i miei preferiti di Agatha Christie. Ho fatto poi conoscenza di Banana Yoshimoto, altra autrice che è diventata la mia preferita assieme ad Agatha Christie. Di suo, oltre a Kitchen, che è il primo che ha scritto e anche il primo che ho letto e per ora è il mio preferito. Ho amato tanto Il coperchio del mare, che forse è uno dei suoi un po' meno conosciuti, diciamo. Il lago e Presagio triste sono per ora i miei preferiti. La cosa bella dei libri della Yoshimoto è che io poi ho iniziato a regalarne ai miei amici, alle persone comunque che conosco. È una cosa bellissima che mi è stata detta da diverse persone. È che leggendo quei libri hanno rivisto me, quindi hanno capito, no, perché mi piacesse così tanto e penso non ci possa essere complimento migliore. In un'occasione addirittura mi hanno detto, sembra che l'hai scritto tu questo libro, che ma magari, però insomma mi ha fatto piacere perché vuol dire che anche altre persone riconoscono il fatto che io mi sia rivista in quella storia. Parlando di fantasy, sempre periodo circa liceo, subito dopo liceo, mi era piaciuto molto La cacciatrice di fate, che poi purtroppo non hanno più continuato. Io ci ho sperato veramente per anni, ma non hanno più continuato. In inglese The Falconer. Crescendo poi ho conosciuto e scoperto Brandon Sanderson, intanto prendo sprizzi dalla palette di Espresso e lo metto un po' qua al centro per dare un po' di luce. Mistborn, vabbè, per adesso è il mio preferito assieme ad Elantris. Ho ancora tanto da recuperare di suo, in realtà ho diversi suoi libri, soprattutto sul Kindle perché spesso è capitato di trovarli in offerta tipo a 1 euro, 2 euro ed essendo spesso volumi grandi i prezzi di copertina sono dai 20 ai 30 euro, quindi non sempre nel budget. Ho piegato le ciglia, messo il primer di Lancôme, adesso vado a mettere il mascara, il Vicious di Nabla. Mi è venuto in mente che sempre ai tempi tipo fine liceo credo fossero usciti i film di Hunger Games. Il primo non mi era piaciuto, non so per quale motivo, ma col secondo è scattato qualcosa di inspiegabile, per cui poi si era già dopo, era quasi ai tempi dell'università, perché poi ricordo che ero entrata in fissa e a un certo punto mi sono maratonata tutti e tre i libri. È una sensazione che negli ultimi anni ho trovato sempre meno ed è un grande peccato, ho sempre trovato meno storie che mi appassionassero, diciamo così, tanto, soprattutto serie. Poi vabbè, fra i classici, due dei miei preferiti sono Dracula, che mi ha sorpresa tantissimo, non mi aspettavo potesse piacermi così tanto, e Orgoglio e Pregiudizio. Più leggo di Jane Austen, più mi piace da morire. E anche lì forse avevo dei pregiudizi al riguardo, non so. Poi con gli anni sono entrati tanti fumetti anche fra i miei preferiti di sempre, uno dei primi che ho letto e di cui ho anche parlato qua sul canale, ma veramente tantissimi anni fa, è Mars, oppure Host Club. Host Club, che bello. Di quello avevo visto prima l'anime e poi mi sono andata a recuperare i fumetti.
non manga, ma un altro fumetto mio preferito di sempre è Abibi, di Craig Thompson, forse più conosciuto Blankets, ma Abibi per me, wow, bellissimo. Anche Blankets mi piace, ma Abibi proprio super. Se ancora non l'avete letto, vi consiglio di recuperarlo. Sono lentissima a mettermi il mascara, lo so, ma ci tengo. A questo punto passo alla base, mi sono già lavata le mani perché andrò a applicarlo appunto con le mani, lo Skin Realist di Nabla. L'ho provato sia con le mani che col pennello e devo dire che preferisco applicarlo prima con le mani e al massimo sfumarlo in alcuni punti con il pennello. Mi piace di più la stesura. Questo è un prodotto che descrivono come una via di mezzo fra prodotto skincare e make-up. Questo perché non è il classico fondotinta che va a coprire, ma ad uniformare l'incarnato, quindi non vi aspettate un'altissima coprenza. È veramente molto leggero, ma a me piace proprio per questo. Sapete che comunque io cerco prodotti di questo tipo, non vado a coprire eccessivamente la mia pelle. Preferisco qualcosa di leggero che vada un po' a uniformare, ecco. Il colore che ho io è lo 02, anche questo è stato un regalo da parte di mia sorella. E ha questo effetto, si vede già da subito, piuttosto luminoso, quindi è sicuramente un prodotto non per tutti, perché è un effetto che deve piacere, anche semplicemente il fatto di non coprire tutto, ma di essere veramente molto molto leggero. Ecco, poi a questo punto magari con un pennello sfumo in quelle parti in cui con le dita è un po' più difficile modulare o sfumare, diciamo, bene. Poi per la mascherina ho notato che utilizzandola tanto, adesso che inizia poi a fare un po' più caldo, a fine giornata mi va leggermente nelle pieghe qua, cioè soltanto in questa zona. Quindi ci metto poco poco di cipria compatta. Non so se sia la cosa giusta da fare, ma io faccio così. Fa sempre un sacco ridere. A questo punto, per fare leggermente un po' di contour, o comunque metto il bronzer e il blush, riutilizzo la palettina di Espresso che mi ha prestato mia sorella e utilizzo amaretto e tabasco. Tabasco poi andrò a metterlo anche leggermente sulle labbra, infatti prima ho messo il burro cacao per poterlo stendere al meglio perché risulta sennò un po' secco su di me. Tra i preferiti, alcuni dei recenti libri letti che ho amato particolarmente sono ad esempio Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig, una via di mezzo fra storia personale e saggio, in cui parla di quando è arrivato al punto di volersi togliere la vita a causa della sua depressione. Mi ha veramente colpita tanto. Oppure di, diciamo, tutt'altro genere, Finché il caffè è caldo. Una raccolta di storie, in realtà tutte collegate attorno a questa caffetteria, è un libro piuttosto famoso, penso che lo conosciate, me ne avete sentito parlare in diverse occasioni, comunque una caffetteria in cui è possibile viaggiare nel tempo e mi ha toccata molto emotivamente. Riguarda un po' le cose importanti, no, della vita, i rimpianti, fumetti letti proprio super di recente, My Broken Mariko, una storia di amicizia ma anche di abusi in famiglia, oppure Randagi, che nel momento in cui filmo il video ancora non è nemmeno uscito, ma è già uno dei miei preferiti a mani basse. È la storia di una ragazza molto giovane scappata di casa perché la madre non riesce a legare con lei, ma la maltratta, quindi lei si ritrova da sola per strada senza un soldo, inizia a farsi ospitare da sconosciuti, estranei, in cambio vende il suo corpo, finché non incontra una persona che fungerà un po' da figura genitoriale per lei. Veramente molto molto toccante, una storia particolarmente drammatica. Altro libro che mi viene in mente è Il club del libro della torta di bucce di patata di Gamsney. Forse ho sbagliato qualche cosa, ha un titolo veramente complicatissimo. Ed è un romanzo epistolare molto carino. Io avevo ascoltato anche l'audiolibro che mi era piaciuto tanto. È una storia un po' più
leggera per certi versi, ma in realtà tocca anche il periodo della guerra e si parla molto anche dell'importanza della lettura, quindi mi era piaciuto molto anche per quello. Altro libro preferito che in realtà ho scoperto grazie al fumetto che hanno tratto dal romanzo è Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Anche quella storia mi aveva colpita tanto perché mi ero ritrovata il fumetto subito dopo che ero stata a Lisbona ed è una storia ambientata proprio a Lisbona, quindi ero fresca fresca del viaggio ed è una storia di nuovo importante in cui si parla di prendere diciamo anche posizione, no? Riguardo la politica e cioè, faccio finta di guardarmi allo specchietto tutte le volte con questo, mannaggia, gli avessero messo uno specchietto, non so mai dove guardare. Comunque una storia veramente molto bella. Mi sono dimenticata di mettere il correttore, ma a questo punto non so se lo andrò a mettere in questa zona qua. Secondo me posso anche far senza. Vado a pettinare le sopracciglia col gel di Benefit, anche se vi devo dire la verità, mentre era qua mia sorella ho provato il suo gel per sopracciglia di Espresso e mi piace quasi di più di questo di Benefit. Tra l'altro ho scoperto che dovrebbe anche costare meno. Quindi, bene, quando finirò questo e magari ci sarà qualche promozione, qualche sconticino, sicuramente recupererò anch'io quello di Espresso. O poi sicuramente in questo video mi sarò dimenticata dei libri che adesso non mi vengono in mente. Avevo provato a fare una lista, ma bene o male mi sembravano questi i libri che ci tenevo più che altro a citarvi in questo video dei preferiti. Poi, vabbè, ci sarebbero veramente tanti tanti fumetti che mi sono piaciuti tanto. Come vi dicevo, vado a tamponare Tabasco sulle labbra. Forse è un po' esagerato a mettere Tabasco anche sulle labbra, visto che già ho fatto questo eyeliner grafico con un colore diverso. Forse l'avessi fatto di rosso ci sarebbe stato meglio, però a me comunque non dispiace nel complesso. Ah, non posso concludere questo video senza citare almeno Inio Asano e Naoki Urasawa. Solan fra tutti penso sia il mio preferito di Asano, mentre Monster di Urasawa. Ebbene, questo è il look terminato. Chiaramente la parte più chiara dell'eyeliner si vede poco perché non essendo proprio bianco, ma una matita color burro, più vicino al colore della pelle, quindi magari non si nota tantissimo. Provvederò a prendere una matita bianca. Però nel complesso devo dire che non mi dispiace, soprattutto per l'estate. Vorrei sperimentare di più con questi eyeliner grafici. Un po' di tempo fa ne avevo fatto uno sul lilla, che anche quello è un colore molto chiaro, quindi si vede il giusto, però anche quello secondo me è un po' il bello, è veramente un tocco fine. Spero che questa chiacchierata sui miei libri e fumetti preferiti di sempre vi sia piaciuta, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete rivisto nei titoli che ho citato alcuni dei vostri preferiti o se avete piacere di condividere con me le vostre letture preferite di sempre, vi leggo molto volentieri. Spero con questo video di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima, ciao!